Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova top dove parleremo delle battaglie più epiche dei Dark Souls, sia 1, 2 e 3, escluso Bloodborne e Demon Souls. Ricordatevi di farci domande nei commenti. Al posto numero 10 c'è Vel'Staz, la guardia reale di Dark Souls 2. Vel'Staz era il braccio destro del re. E quando il re ha dovuto fuggire e scappare alla sua regina, lui l'ha seguito fino alle cripte dei non morti per non fare più ritorno. Il combattimento, nonostante abbia un martello campana gigantesco, è molto più agile di quanto sembri. Quando sarà alle strette, farà un incantesimo dove farà più danno e subirà metà dei danni. Fate conto voi. Al nono posto c'è Sir Alonne di Dark Souls 2, del DLC a corona del vecchio Re di Ferro. Sir, non si sa molto poco di Sir Alonne, si sa solo che proviene da un paese dell'est, che è venuto in questo paese per aiutare un re sconosciuto che poi è diventato il vecchio re di ferro ed è poi ripartito per conoscere altri posti. Infatti lo troveremo nelle memorie del vecchio re di ferro. Combatte con una lunghissima katana e sarà molto veloce, potrà colpire da tutte le parti in modo che non si dica. Potrà anche farvi un affondo che potrebbe esservi letale se non siete a full vita. All'ottavo posto c'è Lord Gwyn. Eccolo qui. L'avete davanti a voi il grande Lord Gwyn, primo signore dei Tizzoni. Il combattimento sarà abbastanza difficile se non siete molto buoni e bravi a schivare. I suoi attacchi possono essere molto violenti. Toglieranno moltissima vita. Al settimo posto c'è il Re d'Abori bruciato, Dark Souls 2. La battaglia si combatterà nel caos antico e verrete, combatterete gli uomini di Lois bruciati al fianco degli uomini di Lois che vogliono rivedere il proprio re. Dopo che i soldati di Lois avranno bloccato tutti i portali, da quello principale uscirà il Re d'Abori bruciato, che è stato corrotto dal caos antico. Il re d'Avorio precedentemente aveva svolto una spedizione per sconfiggere il caos antico e proteggere la sua gente, ma ha miseramente fallito insieme ai suoi uomini. Principe Lorian e Principe Lothric di Dark Souls 3. Questa battaglia non la definirei difficilissima, però fate conto che combatterete all'inizio solo contro Lorian, il principe più vecchio, che non sarà molto difficile da sarà molto difficile da battere. Una volta battuto però, il principe Lothric lo risusciterà e combatterà al fianco di lui. Anche se il principe Lothric è talmente debole e malato che deve per forza appoggiarsi a Lorian. Infatti non combatterà separatamente, ma lancerà qualche miracolo difensivo per Lorian. E tutte le volte che ucciderete Lorian, lui lo risusciterà. Al quinto posto ci sono i Guardiani dell'Abisso di Dark Souls 3. Entrate nella nebbia e vedete due guardiani che si scontrano a morte. Il vincitore è il capo della Legione dei Non Morti e dei Guardiani dell'Abisso. Lo scontro inizialmente sarà molto confuso perché troverete i guardiani addosso a voi e talvolta dei guardiani che combattono altri guardiani, probabilmente dei guardiani corrotti dall'abisso. Adesso, se vi ricordate, i guardiani dell'abisso hanno il compito di sterminare le creature che provengono dall'abisso. Una volta che avete sconfitto il capo, le anime di tutti i guardiani morti andranno a riversarsi su quella del loro capo per portarla a uno stato di brace potenziato. Infatti lo scontro sarà molto più difficile, in quanto i suoi fendenti possono arrivare molto lontano e talvolta lasciare una scia di fuoco in ritardo. Al quarto posto c'è Artoria. Artoria sarà il miglior cavaliere di Lord Gwyn. Ha tentato di salvare il regno lontano di Olachil attraversando l'abisso con il lupo Sif. Prima di affrontare Manus però, ha chiuso Sif in una barriera magica impenetrabile per evitare che gli succedesse qualcosa.
Artorias però ha fallito contro Manus. Il destino che gli è accaduto è stato essere consumato dall'abisso fino alla pazzia. Sif però è riuscito a fuggire e a recuperare l'anello per attraversare l'abisso. Lo troveremo col braccio sinistro rotto che ha appena ucciso una creatura apparentemente dell'abisso. Anche se non siamo certi che sia del tutto stabile di mente. Nonostante Artoria sia mancino, combatte con la mano destra ed è lo stesso molto agile. Al terzo posto ci sono Ornstein e Smaug di Dare Sun Sono. Qua davvero è forse anche la battaglia più difficile. Ci sarà Smaug il giustiziere, che è un giovane gigante con un bratello grande quanto una colonna, e poi ci sarà Ornstein, che è un altro dei cavalieri migliori di Gwyn, che però è un po' più leggermente più alto di noi e ha una lancia del fulmine. Ornstein sarà molto veloce e ci starà sempre addosso, mentre Smaug sarà piuttosto lento, ma se ci venderà ci farà moltissimi danni. Una volta che uno dei due sarà morto, l'altro assorbirà la sua anima e recupererà tutta la vita e assorbirà le forze e le debolezze dell'altro. Al secondo posto c'è il re senza nome. Il re senza nome è piuttosto difficile da raggiungere, dato che la vita dell'Arcidrago non è nota a tutti come reparci. Lo scontro si svolge in mezzo alla tempesta. Apparentemente stiamo camminando sulle nuvole. Vedete arrivare qualcuno che sta cavalcando una viverna. E dovete appunto affrontare la viverna prima, ma si chiamerà Re delle Tempeste. Una volta che avete battuto la viverna, il Re senza nome assorbirà la sua forza e si chiamerà Re senza nome. Se ben guardate, assomiglierà moltissimo a Lord Gwyn. E infatti, quello che state combattendo è il vero primogenito di Lord Gwyn, l'erede del potere del fulmine. Al primo posto c'è l'anima dei tizzoni di Dark Souls 3. Dopo tutto questo viaggio per ammazzare il signore dei tizzoni, siete finalmente arrivati alla fine. Trovate davanti questa armatura vuota che contiene le anime di tutti i signori dei tizzoni, comprese le loro abilità. Durante lo scontro potete diventare un cavaliere normalissimo, un piromante, un mago e un lanciere con poteri miracolosi. Dopo che l'avrete ucciso, però, non sarà finita qui. Poiché potenzierà la spada e diventerà molto simile come movenza a Lord Gwyn, del primo. Dopo averlo sconfitto, deciderete cosa farne con la prima fiamma, se spegnerla o accenderla. Bene, ragazzi, la top finisce qui. Diteci se volete altre top da fare. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!